muscoli e femminilità. Sono queste le qualità di Giada Di Giust, giovane promessa della pesistica azzurra, classe 1990, che ha recentemente conquistato il titolo tricolore nei 75 kg e sarà una delle protagoniste degli europei di aprile. Muscoli esplosivi ma anche fascino e femminilità. È il ritratto di Giada Di Giust, la pesista azzurra che sovverte lo stereotipo di uno sport considerato da sempre appannaggio degli uomini e per di più forzuti. Quando sono in gara mi trucco sempre un po', e mi metto l'orecchino un po' particolare e i capelli comunque sempre raccolti. Però sì, il trucco, quasi tutte le ragazze si truccano quando vanno a fare la gara. Certo, non un trucco eccessivo, però un po' di fondotinta, e anche a livello internazionale si trovano ragazze che, non so, hanno le unghie lunghe, dipinte, si curano molto i capelli, il trucco. Certo, il muscolo c'è, perché comunque alziamo i pesi, non... però anzi è meglio un po' avere un po' di forma che essere proprio magre, magre, magre. Io e altre due ragazze siamo andate a Milano a fare un servizio fotografico, moda sport, appunto per far vedere che anche le ragazze che fanno sollevamento pesi sono femminili, si sanno vestire. Un aspetto fisico accattivante che nulla toglie alla vita dell'atleta, fra il tempo libero e lo svago, come ogni ragazza di 21 anni, e i sacrifici duri che impone lo sport ai massimi livelli. Nel suo palmarès 4 titoli nazionali juniores e 4 titoli italiani assoluti nella categoria fino a 75 kg. Ci vuole un fisico bestiale. Quando hai un impegno di questo genere non ti puoi permettere di fare come ti pare, comunque sai che anche la domenica mattina hai allenamento, quindi sai che il sabato sera non puoi fare le 4 di mattina, ma ti devi regolare. Non ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai. Durante la settimana non esco quasi mai, in quanto i pomeriggi liberi che abbiamo li usiamo per riposare e per recuperare, perché poi il giorno dopo che abbiamo il pomeriggio libero abbiamo sempre doppio allenamento, mattina e pomeriggio, quindi il recupero fisico è fondamentale. Diciamo che usciamo il fine settimana, il sabato pomeriggio, vado con le amiche. Tanta volontà, tanta dedizione e con tanti sacrifici, però poi se una cosa piace diventa quasi un divertimento. Un divertimento iniziato un po' per caso tanti anni fa e trasformatosi subito in passione con la vittoria del primo campionato giovanile. L'allenatore della mia vecchia società conosceva mio padre e mi ha invogliato a venire in palestra a provare. All'inizio non capivo molto, per me era tutta una novità. Poi però è iniziato a piacermi, poi in palestra si era creato un bel gruppo, quindi andavo ad allenamento molto volentieri. L'esercito mi ha aiutato molto in quanto ha fatto della mia passione anche un lavoro, e diciamo che l'esercito è stato un coronamento di tutto il percorso che ho fatto, perché sono andata via di casa che ero molto giovane, che avevo 15 anni. Per il caporale Giada Di Giust sono giorni di preparazione in vista dei campionati europei in programma fra 2 settimane in Russia, ma all'orizzonte c'è un obiettivo più grande, quello di Londra 2012. L'Olimpiade è un sogno, quindi diciamo ci penso, sì, però per ora è un po' difficile, quindi preferisco pensare per adesso a fare bene le gare che mi spettano e poi piano piano arriverà.